Salve a tutti e bentornati a Shovel Knight, Plague of Shadows. Dunque, dall'ultima partita adesso ho raccolto gli oggetti mancanti, però mi sono reso conto che in effetti prima di passare al livello finale potremmo farci tutti i livelli extra, che non sono effettivamente pochi. Partiamo da quelli là che girano così per la mappa. Perché non vorrei. Vorrei proprio esaurire tutti i contenuti del gioco. Poi per il completismo, appunto, me ne dedico io per i fatti miei, però vorrei arrivare con più cose possibili dal boss finale. Questo è l'ultimo potenziamento che ho preso nella partita. Cioè, era. Era un oggetto che praticamente avremmo dovuto ottenere nel livello che abbiamo fatto l'ultima volta, però non l'avevo trovato sul momento. Mi devo un attimo sistemare, meglio così. Questo, vabbè, come avrete già capito, in questo livello la visibilità è un po' compromessa a causa di il fatto che lo scenario è scuro, però possiamo vedere tranquillamente tra un fulmine e l'altro. Me lo ricordo comunque questo livello. Beh, non nel senso che mi ricordo come è strutturato, però mi ricordo questa particolarità. C'era. Maledizione. Però devo dire che è più complicato con questo personaggio, da un certo punto di vista, perché non abbiamo il controllo totale di dove attacchiamo. Questa cosa dà un po' fastidio. Ok, che se il nemico l'abbiamo fatto fuori non dovrebbe essere troppo complesso. Anche se non vedo cosa sta accadendo. Ok, non è andata come speravo. Ok, meglio il float. Comunque la cosa buona è che questi livelli non durano tanto. Oddio. Maledetti nemici con un sacco di vita. Beh, è inutile dire che la parte figa di questi livelli qua era il platform, non. Ah, ok, tutto qua. Non la fase di combattimento. Anche questo ricordo vagamente. Sì, sono livelli comunque così non troppo importanti. Però penso sia opportuno farli. Qua non ricordo se si cade. Quindi facciamo così. Penso che non si cada comunque, e non mi pare che ci fosse neanche niente di particolare da raccogliere. Perché questi sono proprio messi lì giusto per farvi prendere più soldi. Però poi ci sono effettivamente dei livelli extra, non quelli che girano sulla mappa. Mi sa che finisce qui comunque. Forse è meglio con la miccia corta. Ok, anche questo è fatto. Quindi quello era da fare. Cioè, quello. Questo è da fare effettivamente. Bottomless Quarry. Quindi lo facciamo. Ok, presumo che qui. Dato che comunque abbiamo tutti i potenziamenti, non dovrebbe essere un grosso problema. Perché
questi livelli si potevano esplorare, mi ricordo, solo se si aveva tutto, perché beh, non proprio tutto, però insomma. Allora. Ok. Forse ho sbagliato a non rendermi conto di quanto fosse utile avere le bombe che scoppiano subito. Ovviamente siamo alla ricerca di tutte le monete verdi, ma qualora non le dovessimo prendere tutte al primo tentativo, ovviamente non ripeto il livello. Casomai le prendo per i fatti miei. Però per completezza. Ok. Stavo pensando a come affrontare quella situazione. Facile che ce ne perdiamo qualcuno comunque. Questi sono da prendere però. Un sacco di soldi. Già fatto? Già fatto. Ok. Infatti ce ne siamo persi ben tre, ma noi, come già detto, non ripeterò il livello. Poi. Champions, Shortcut non ha niente, Shivering Spirit da fare, va bene, ci facciamo un paio. Ah, oddio, questo me lo ricordo, spero che non occupi troppo tempo in effetti, vediamo quanto ci mettiamo a fare pure questo. Ah, bisogna essere veloci, ok. Beh, sicuramente abbiamo qualche reliquia che ci permette di esserlo. Ma non ricordo quale, però ce n'era una. Bene. Questo mi sa. No. Cioè, forse sì, però. Non è il modo in cui va utilizzato. Ok, qui possiamo vedere che bisogna farlo praticamente per forza perché c'è un modo di essere più rapidi di così camminando normalmente. No, ma io mi vorrei fermare. Ok, ah, se non tocchi il muro non ti fermi. Va bene. Ok. Quindi mi spiace, ma rimanderemo ancora di un pochino i livelli finali. Ok, sembra comunque fattibile. E nemmeno esagerato. Fin qui tutto ok. Ah, dobbiamo passare per forza da sinistra. No, 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 no. Perché il personaggio non si può fermare. Ma l'importante è aver raccolto comunque la roba che serve. Ok. Stato forse un po' troppo incauto, ma va bene. Beh, qui non vedo perché non guardare. C'è niente qua nascosto? No. Fin qui tutto ok. Non dovrebbe. Comunque non durano tanto questi livelli. Ok. Beh, questo è qualcosa che è decisamente nel mio skill set, anche se non lo conosco. Il livello intendo. Però come avete potuto vedere nei platform, non sono propriamente l'ultimo arrivato. Stavo per fare una stronzata. Ok, il livello non è ancora finito, però immagino che manchi veramente poco. Mi
Il problema è che mi sa che abbiamo già comprato tutto quello che c'era da comprare. Ok, anche questo è finito in fretta. Questo l'abbiamo finito al 100%, bene. La Hall of Champions mi pare che richieda un po' di tempo, infatti sarà probabilmente il punto focale di questo episodio. Vediamo se c'è qualche modo di spendere tutti questi soldi che ci ritroviamo, ma ne dubito. Che se ci può maxare al ma... vabbè. Giusto perché sono solo 100. Questo invece si prende la carta. Va bene, sì. Anche qui abbiamo preso tutto. Questo l'abbiamo finito. Eh sì, dobbiamo farci la Hall of Champions. Ah, ok. Pensavo che non ci facesse entrare. Siamo di nuovo contro i soldati. La Hall of Champions, ricordo che aveva una sorta di puzzle, che poi alla fine ci portava a combattere un fantasma. Era basato sul dover spegnere tutte le luci, ok, comincio a ricordare. Ah. Ah, vabbè, è simpatico. È per questo che pago le tasse. Qui è un po' diverso comunque, perché non c'erano le guardie. Si possono rompere. Infatti lui aveva detto fai quello che vuoi tranne. Beh, direi proprio che li distruggerò tutti. Facciamo prima così. Cavaliere d'oro. Ho scordato un dipinto, credo. No, più di uno, direi. C'era anche qualcosa che aveva a che fare con i dipinti, ma non ricordo. Dovrei riguardarmi la mia serie, cioè il mio gameplay. Che poi tecnicamente sì, è una serie, però è un gameplay. Generalmente per serie intendo i let's play. Mancato. No. Notare che la mia preoccupazione non è assolutamente lui, bensì distruggere i dipinti. Non è ancora morto. Ma se non si toglie dal cazzo, io non ho altra scelta che ucciderlo. Ok. Praticamente distruggendo tutti i dipinti, si toglieva la luce al piano, se non ricordo male. Evidentemente bisogna anche uccidere tutti. E c'era qualcos'altro? Sì, era infestata questa cosa. Comunque sì, quello che ricordo è che bisognava togliere la luce a tutto. Perché questo, ogni volta che toglievamo la luce a una stanza voleva dire che l'avevamo completata. Ricordo anche che era su più piani. Grazie per aver distrutto alcuni di questi dipinti, onestamente è catartico anche per me, bene. Dobbiamo uccidere per forza la guardia.
Niente, io comunque lo so che vi sembrerò monotematico, però continuo a utilizzare. C'è un buco. Continuo a utilizzare l'elettricità perché è un elemento. È il mio elemento preferito, se elemento lo possiamo definire. Diciamo che in generale nei videogiochi è ciò che scelgo, ma non solo nei videogiochi. Non so cosa abbiamo fatto, però comunque io continuo a distruggere tutto. Ok. Sono un po' noiosi come pattern, ma alla fine possiamo vedere che non danno chissà che problemi. Qua giù abbiamo già fatto, sì. Lì ci siamo persi qualcosa, ma non ha importanza. Bene, abbiamo anche ucciso con stile. Sì, va bene. Oh mio Dio, ci sono delle spine. Come farò mai? In effetti è la cosa più pericolosa che abbia incontrato finora. Fatto. Però io vorrei prendere anche quello che è rimasto, eh. Ma cosa? Cioè, mi hanno ringraziato pure. No, ma c'era della roba lì dentro che io dovevo prendere. Non va bene così, eh? Devo pure pagare. Lo voglio rifare perché. No, adesso è seria perché ha tempo, ok. C'era qualcosa da questa parte? No. Voglio partire dalla stanza che prima non siamo riusciti a finire. Chiaramente. C'è anche una musica diversa, non me l'aspettavo in ogni caso. Vediamo questo. Ok. Abbiamo preso l'ultimo. Un sacco di soldi comunque. Praticamente l'ultimo attacco che ho preso è. Cioè l'ultima reliquia, insomma, quello che è. È questo qua che permette di attaccare dritto davanti a noi. È una delle cose che ho richiesto di più da quando è iniziata la partita. Cioè da quando è iniziata questa serie, è proprio. Non mi capacitavo del fatto che non fosse possibile. Ultima, ultima, ok. Poi, questa qua è da fare. Ma non è niente, ok. Però appunto, Big Boom mi sembra la cosa migliore. Proprio. Mi sembra decisamente quello più efficace. Sì, vabbè.
Perché non riesco a salire? Ok. No. Sì. Sto cominciando a pensare che non è stata una buona idea scegliere quel tipo di burst lì. Perché già con questo... Non so. Ok. Di qua si poteva andare. E di là. Il tempo non ci basterà. Me la potevo gestire molto meglio, probabilmente. Invece ce l'ho fatta. Di poco. Ah! Abbiamo pure sbloccato un achievement. E ho ottenuto una cosa, ok. 20-20, va bene. D'accordo. Io direi che per il momento vi posso anche salutare qui e nella prossima puntata ci facciamo effettivamente gli ultimi livelli, perché non mi pare che manchi nient'altro. Mi raccomando, se il video è stato di vostro gradimento lasciatemi un like. Io per il momento vi saluto e ci vediamo alla prossima.